Basta allontanarsi di poche decine di metri dal centro città per trovare le evidenti tracce della presenza dei cinghiali, le cui segnalazioni, acquisite nel corso dell'ultimo anno, si sono moltiplicate, finendo spesso sui social sotto forma di video e fotografie. Anche se, a dire il vero, per Legambiente, che di queste segnalazioni molte ne ha raccolte, il fenomeno degli incontri in città nelle ultime settimane si è ridimensionato. La situazione al momento ci sembra migliorata, anche perché noi avevamo fatto un documento proprio per il comune di Quarrata, perché ci sono diverse zone degradate, diciamo fra virgolette, intorno a Quarrata, cioè piene di rovi, piene di cespugli e quindi abbandonate a se stesse. E sono un ottimo rifugio per i cinghiali che scendono giù dal Montalbano, perché proprio in queste zone si nascondono e poi di notte escono e vanno ad arare il terreno, vanno a raspare da tutte le parti e entrano anche nelle strade. Diciamo che il Comune anche ha seguito un po' le nostre indicazioni e sta cercando di rimettere a posto, diciamo, di togliere tutti questi prunai, tutte queste cose, e ha cominciato anche qui in via del Pollaiolo pulendo tutta la zona intorno alla vecchia piscina, e questo permette proprio, se si tolgono questi prunai, queste forre cresciute, no, in campi che una volta erano coltivate, permettono, appunto, i cinghiali non vanno nei posti puliti, preferiscono andare nei posti dove si possono nascondere e dove possono trovare un loro rifugio, e perciò levandogli e togliendogli questi rifugi, i cinghiali al momento in parecchi posti sono ritornati in posti più, diciamo, protetti, ecco, per loro. Cioè sulle colline del Montalbano a ridosso della città, da cui forse si erano spostati anche perché pressati dai cacciatori nella stagione delle battute. Gli avvistamenti maggiori di cinghiali sono avvenuti durante dicembre e gennaio, proprio nel momento in cui era aperta anche la caccia qui sul Montalbano al cinghiale. No? Molto probabilmente, se si fa la caccia al cinghiale qui sul Montalbano, sul crinale, questi animali chiaramente sentono un pericolo e molestati e scendono a valle, no? In quel periodo infatti c'è stato parecchi e molti cinghiali proprio in questa zona, che è chiaro, e qui sono più al sicuro, e poi trovano anche dei posti con cespugli, rovi e altro dove si possono rifugiare, e in più hanno anche il cibo a portata di mano, ecco.